Sempre restando ai numeri, dobbiamo andare a vedere non più i cardinali, ma gli ordinari. Gli ordinali, gli ordinò. I numeri ordinali possono essere scritti in numero arabo o in numero romano, quindi normalmente come scriviamo i numeri, oppure in numero romano, quindi con le X, le V, le stanghette, eccetera. Tranne premier e second. Ok, non so il perché i francesi sono strani. L'aggettivo numerale ordinale si forma aggiungendo il suffisso ieme, quindi i, e, m, e al numero cardinale, quindi dis sarà disiem, vingt-et-un sarà vingt-et-unième, soixante sept sarà soixante septième, cent sarà centième, quindi ieme, ok? Se il numero finisce per e, la E si elimina prima del suffisso, quindi quatre sarà quatrième, onze sarà onzième. Ce ne sono un paio, tre diversi in realtà, che non finiscono proprio in ieme, ieme, tipo premier, primo, premier, e non premiem, e cinquième, che cinq diventa cinquième, e neuf che diventa neuvième con la V, ok? Deuxième si può anche dire seconde, non per forza deuxième, ok? Quindi secondo. Questa era la gatta invece. Il numero ordinale è uguale sia per il maschile che per il femminile, tranne premier che diventa premier e seconde che diventa seconde, ok? Quindi qui termina la lezione, noi ci vediamo alla prossima lezione con i comparativi, mi sa. Incentivi comparativi e alla prossima. Ciao ragazzi.